Senti, dipingere con l'acqua, com'è nato? È nato che anni e anni fa, un giorno eravamo insieme con degli acquarellisti e si parlava del valore che la pittura ad olio ha, oppure gli viene attribuito. È che la pittura d'acquarello non ha o non le viene attribuito, nel senso che un quadro ad olio, ai 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 ai, un quadro d'acquarello, ma sì, è solo una bozza, giusto? Diciamo che il pensiero era un po' questo, forse oggi non lo è più, ma allora lo era. E qualcuno ha detto: beh, ma loro dipingono con l'olio. E io proprio di pancia ho risposto: ok, noi dipingiamo con l'acqua. E così è nato il dipingere con l'acqua, DCLA, acronimo. Siamo cresciuti nel tempo, il mio gruppo Dipingere con l'acqua su Facebook ha appena raggiunto 9.000 iscrizioni. È fantastico. Siamo acquarellisti, acquarellisti dalla A alla Z, nel senso che tutti sono i benvenuti. Io personalmente posso consigliarvi nel appunto dipingere con l'acqua questa tecnica che ho sviluppato negli ultimi 15 anni. È una tecnica un po' speciale. Una tecnica che non per forza esige il saper. Mi era sparita la videocamera, scusate. Una tecnica che non per forza esige il saper disegnare perfettamente. Quindi si rivolge a persone come me che non sanno disegnare benissimo. So disegnare un pochino, però mi fermo lì, non è il mio punto di forza. A me piace la fusione, piacciono i colori, piace l'insieme delle cose, piace scoprire quello che acqua e colore mi possono regalare. E è quello che voglio trasmettere, perché non tutti siamo Michelangelo o Leonardo da Vinci, anzi siamo così che ci divertiamo in modo emozionale con acqua e colori, e dipingere con l'acqua per me è stato un toccasana in tutti i sensi, così spero anche per voi. Questo piccolo video per ringraziare tutti voi, seguiteci, pubblicate e se volete allenatevi nel dipingere con l'acqua. Ciao! Eccoci, qui vediamo Santa Maria della Catena di Danilo, una fusione tra i gialli e i rossi, un po' di blu. E come vedi, i colori dell'esterno entrano nell'edificio. Fantastico. Qui abbiamo Venice, Venezia, le tre gondole, e anche qui vedete che i colori delle gondole sono dentro l'acqua e all'esterno dell'acqua. My Freedom, Trimarano, stupendo. Tutto fatto con pochi blu, però gli elementi si riconoscono benissimo con i negativi e i positivi. Ciao a tutti, mi presento, sono Danilo D'Acquisto, amministratore di Dipingere con l'acqua. Volevo darvi il mio saluto per quanto riguarda il raggiungimento di questo nuovo obiettivo di 9.000 membri. Sono veramente orgoglioso di far parte del team di, che amministra appunto
questo gruppo di Adriana Buggino. Auguro a tutti una buona vacanza e alla prossima. Ciao. Eccoci, qui abbiamo gli acquarelli di Marinella Masada. Vediamo il primo, Oriente, con queste fusioni fantastiche. L'acqua in movimento e una bella armonia cromatica. Queste calle sono speciali, sono proprio belle. Due colori, o forse tre, e quelli bastano. Sono i vuoti funzionali che parlano e le fusioni, ovviamente. Adesso vediamo il terzo acquarello al mare. Anche qui un'armonia cromatica fantastica, mi piace molto. Vuoti funzionali nella barca, fusioni nell'acqua. Anche questo un bellissimo lavoro. Vai. Un saluto a tutti i membri del gruppo di CLA. Siamo pronti per festeggiare il raggiungimento dei 9.000 iscritti. Colgo quindi questa splendida occasione per presentarmi. Sono Marinella, ma mi conoscete nel gruppo con il nome di Marinata G e faccio parte degli amministratori del gruppo di CLA di Adriana Buggino. E in questo splendido gruppo ci unisce la passione per l'acquarello. Per molti di noi, con quella che io ritengo rivoluzionaria tecnica di Adriana Buggina e anche le altre tecniche. E auguro a tutti di continuare ad alimentare questa passione, di confrontarci, di crescere insieme e di esprimerci con questa tecnica. Ciao a tutti! Una sinfonia di Verdi di Tiziana. Tutto è insieme. Il sopra comunica con il sotto. Non ci sono interruzioni. I negativi ci sono, le fusioni fantastiche. Un altro dipinto di Tiziana. Dovete guardarlo bene questo. È una fusione unica e si vedono le persone che si gettano i colori addosso. Ingranditelo, guardatelo bene. Poi vediamo The Guardian, il guardiano, una sinfonia di blu, tutto integrato nella fusione, proprio nello spirito del dipingere con l'acqua. Tiziana Banzani, una degli amministratori del gruppo Dipingere con l'acqua creato da Adriana Buggino per insegnare e supportare acquarellisti anche alle prime armi. Mi complimento soprattutto per il raggiungimento dei 9.000 iscritti. Mi sembra un ottimo traguardo. Di conseguenza, auguro a tutti buon lavoro e partecipate numerosi con le vostre pubblicazioni. A presto! La lavanda di Susanna, quadro meraviglioso. I colori anche qui sono nel soggetto e fuori dal soggetto, quindi sono tutt'uno. Un dipinto fantastico, nel senso del dipingere con l'acqua. E questi gelsi, incredibili, no? Gli alberi blu che comunicano con l'acqua, che comunicano con il cielo. Tutto è insieme anche in questo dipinto fantastico. Dipingere con l'acqua è emozione e anche in questo dipinto Natale si trasmette tantissimo i rossi, i turchesi e tutto nell'insieme. Fantastico. Questo video, piccolo, piccolo video per ringraziarvi, per ringraziare tutti voi per le vostre partecipazioni, per le vostre interazioni, per i dipinti che ogni giorno ci regalate in questo gruppo, alla soglia dei 9.000 iscritti. Ci sembrava un bel modo per festeggiarla, facendoci un po' vedere, un po' conoscere, e proprio per ringraziarvi tutti. Ciao. E qui vediamo i melograni di Natalia. È una sinfonia di un insieme,
i rossi che vanno nei verdi e viceversa. Ogni cosa parla con lo sfondo e qui si vede benissimo. E anche in questo meraviglioso dipinto, un ritratto. Vediamo lo sfondo che fa parte del ritratto. Ciò nonostante, il ritratto esalta. Ottimo, anche questo, un sogno. Sogno in blu, un bellissimo floreale. Dove anche qui i colori dal sotto vanno in su e comunicano insieme. Buongiorno a tutti, sono Natalia. Sto riprendendo un piccolo sketch che ho fatto, soggetto tanto per cambiare i fiori, sapete che sono i miei soggetti preferiti, o comunque uno dei miei soggetti preferiti. Questo breve video ha lo scopo di unirmi ai festeggiamenti, possiamo dire così? Quota 9.000 iscritti in poco più di 3 anni per un gruppo di acquarello, direi che è un ottimo risultato. Grazie agli sforzi di Adriana, che si è adoperata generosamente sempre perché questo gruppo crescesse, ma anche grazie alla partecipazione di tutti, ovviamente. Senza di voi il gruppo non avrebbe ragione di essere, non avrebbe neanche motivo di esistere. Quindi grazie a tutti, un saluto a tutti, vi alzo un po' il mirino per farvi godere questo pezzo di mare. A presto!